Cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto questa lettera insieme ad altri colleghi europei. Al momento abbiamo raccolto 12.000 firme, che sono un numero discreto, anche perché è una lettera che stanno firmando soprattutto diciamo, accademici e ricercatori. Se non l'avete fatto, magari non fateci un pensiero. E diciamo, la lettera si chiama Scelto l'ignoranza, e questa è una delle frasi conclusive. Hanno scelto di ignorare, tutta una serie di cose, cioè come funziona la ricerca, qual è la sua importanza sociale e qual è la sua importanza anche da un punto di vista economico. E questa, diciamo, questa sottovalutazione del ruolo della ricerca comporta gravissimi danni, e noi in qualche modo come scienziati, ma anche come cittadini, dobbiamo reagire a questa situazione. Tutto è nato, questa idea è nata circa a Copenaghen, a un convegno lo scorso giugno, in cui c'erano alcuni firmatari della lettera, come Amalia Moro-Martin e io stesso, e altri, e abbiamo discusso con il direttore generale della ricerca della Commissione Europea, che è un ruolo tecnico, non è un ruolo politico, e la discussione verteva sul fatto, se loro avessero presente il problema che tutti i paesi mediterranei stanno andando alla deriva. Cioè nei paesi mediterranei non c'è più una politica della ricerca, hanno lasciato ogni speranza di essere tecnologicamente competitivi, e se questa situazione può essere sostenibile a lungo termine nel progetto europeo. Una differenza così marcata tra il nord e il sud dell'Europa e una prospettiva di un'amplificazione di queste differenze. L'Italia è storicamente molto, molto indietro nell'investimento, come anche i paesi del sud Europa, nell'investimento in ricerca e sviluppo. Quello che è anche più allarmante è che la reazione alla crisi economica è stata un ulteriore taglio a questi settori. Ricordiamo il 20% del taglio al fondo di finanziamento ordinario, il 20% del taglio al fondo di finanziamento degli enti, una variazione nel personale dipendente, nella scuola soprattutto, ma anche nell'università, che è stato quello più marcato di tutti, l'azzeramento dei progetti di ricerca, il taglio una diminuzione del 20% del numero di docenti, tagli alla fine. Si taglia sul reclutamento, c'è stato un taglio del 90% al 2014. Una conseguenza è precarizzazione del lavoro. Vabbè, questo tanto per ribadire che l'Italia non è proprio una schifezza. Ovviamente, da un punto di vista scientifico, questo grafico mostra semplicemente una cosa: più si investe, più si ottiene, in generale, con piccole fluttuazioni. Ora, se uno vede l'efficienza, cioè quanto costa un articolo scientifico, quanto costa una citazione scientifica nei diversi paesi, l'Italia si piazza abbastanza bene. Allora, quando uno vede, l'Italia non sta nelle prime 100-500 posizioni nell'università, ma andiamo a vedere in quelle tabelle delle classifiche universitarie, manca una colonnina, le risorse spese. In che senso Harvard spende 3 miliardi, che è la metà del finanziamento italiano, si confronta con un'università italiana? Ma è una cosa assolutamente senza senso. È una maniera di manipolazione dell'opinione. Il vero problema italiano non è che l'università e la ricerca non sono di buona qualità, il vero problema è che le imprese non fanno niente per ricerca e sviluppo, non investono, non hanno personale, e l'unica cosa che cercano di fare è prendersi le risorse pubbliche, ad esempio attraverso la riforma Gelmini, che è una maniera di entrare nell'università da parte della Confindustria, perché parliamoci chiaro, la riforma Gelmini è stata scritta dalla Confindustria, e prendersi le risorse o comunque influenzare politicamente le scelte della ricerca. La disoccupazione giovanile è strettamente connessa anche all'investimento in ricerca. Si parla tanto della mano invisibile, del modello americano, eccetera. Una volta Renzi ci ha ricordato che vorrebbe che le università italiane diventassero come i garage della California, dove si fa l'innovazione, no? Mostrando che non solo non capisce niente di università, ma non capisce niente neanche di innovazione, così ha fatto un po' di ridicolo. Rispetto a chi queste cose
minimamente riconosce, insomma, no? In America l'innovazione, il progresso tecnologico, eccetera, è guidato dall'investimento statale. Sì. Il fatto che sia il mercato, sono balle, sono bugie dette da gente tendenzialmente in malafede o ignorante, a seconda. Se uno guarda l'iPad, no? Il telefonino, eccetera, tutto quello che sta là dentro, come ci spiega magistralmente Mariana Mazzuccato nel suo libro Stato Imprenditore, deriva da dalla ricerca di base finanziata da National Science Foundation, da USA Air Force, comunque sono pubblici, sono. Perché? Perché la ricerca richiede di andare in direzioni dove non sbaglia, richiede dei grandi tempi, eccetera. Quindi è un'attività che deve finanziare lo Stato. Quindi per uscire da questa situazione, secondo me, da soli non andiamo da nessuna parte. Insieme ai greci, gli spagnoli e i portoghesi, purtroppo possiamo fare una certa massa critica, ma anche molto perché il problema è sia nazionale che europeo. Quelli che possono cambiare gli equilibri di questa situazione sono i francesi, secondo me. Le parole d'ordine che uno deve pensare, che abbiamo cercato così di mettere giù in questa lettera aperta, è la diversificazione dei sistemi della ricerca, cioè non puntare alle eccellenze, questa retorica sciocca delle eccellenze, gente che si dovrebbe studiare un libro di filosofia della scienza, di storia della scienza, ma quando mai le eccellenze sono nate perché uno ha deciso al tavolino oggi e domani le saprà riconoscere? Le eccellenze si scoprono dopo che sono successe. Bisogna puntare sulle risorse umane, questo è il nostro grande problema, come anche della Grecia e della Spagna. E poi di nuovo la ricerca di base verso la ricerca applicata. La ricerca applicata non esiste, esistono le applicazioni della ricerca di base. In questo caso le nuove generazioni vengono sacrificate per niente, anzi per un risultato del tutto negativo, visto che uno si taglia le gambe da solo distruggendo le risorse che potrebbero in qualche modo aiutarci a uscire dalla crisi. Questa bellissima mia pagina del Fatto, di cui ringrazio ancora Carlo, diciamo, mostra un pochettino lo stato d'animo attuale mio e di altri, fortunatamente, diciamo, è giunta l'ora in qualche modo di scegliere, perché adesso la situazione sta diventando veramente irreversibile, soprattutto se uno guarda la situazione europea. Da una parte ci sta, diciamo, Orwell, no? L'ignoranza è forza, e dall'altra ci siamo in qualche modo. Grazie.